Ragazzi, mi raccomando, per questo video voglio almeno 300 like. Anche perché io lo so che qua dentro in questo video ci sarà un qualcosa che a voi veramente vi farà piacere. E per appunto parleremo di una cosa che tantissimi di voi mi hanno chiesto per appunto in privato, di sapere come entrare tutte queste cose qua. Quindi ragazzi, mi raccomando, detto questo, buona visione! Situazione, bentornati oggi su Dragon Ball Legends, ben pronti che prontelli per andare a parlare, a vedere insieme la mia gilda. Ma prima, ovviamente, questo ragazzi, video dedicato su come poter entrare nella mia gilda, che c'è solo un requisito, dopo comunque ne parleremo. Però prima volevo andare a pullare i ticket, perché questa mattina mi sono arrivati i ticket, ragazzi. Come sapete, ho un nuovo account da Go Super LF. Ci ho pullato veramente tanto tra lui e Vegeta Rosé. Anche se devo dire che le CC da Vegeta Rosé non so se sono contate nella roba dei ticket. In ogni caso, ragazzi, non ne ho ricevuti tantissimi, anche perché ne ho semplicemente ricevuti 25. È normalissimo, non ci ho sciopato più di tanto. È un account che ha un mese poco di vita, quindi è normalissimo averne così pochi. Però comunque personaggi che mi interessano ci stanno, c'è Saboli che mi interessa, Golden mi interessa, Gogeta stesso mi interessa, altri personaggi alla fin fine di preciso non mi interessano. Vabbè, lui perché vabbè, ce l'ho bassissimo di stelle, ma è vecchio, se non mi fai lo Zenkai è un casino. Continuiamo poi con Cell, ce l'ho 2 stelle rosse, quindi non mi interessa lui uguale, lui neanche per idea. Lui ce l'ho 5 stelle, lui ce l'ho 4, mi potrebbe interessare. Lui ce l'ho 7, lui non ce l'ho neanche. Questo ce l'ho già, questo ce l'ho già. Altri personaggi che mi interessano principalmente questo Gohan, magari Black neanche più di tanto, e magari un Whis o un Beerus mi farebbe veramente comodo, più che altro Whis. Ragazzuoli, ovviamente noi oggi partiremo con le 5 singolette, sperando che in questi 25 ticket mi esca almeno un SP che voglio sinceramente. E poi andremo a fare una multi summon, penso l'ultima, ragazzi, perché è un continuo provarci sulla bacia di Vegeta. E poi ragazzi, vi farò vedere assolutamente come entrare nella mia gilda, perché tanti, diciamo tanti, alcuni in questi ultimi giorni non stanno giocando tantissimo. E come sapete, ragazzi, nella mia gilda ci sarà un solo requisito: giocare e fare una caterba di punti. Siamo in top 3%, 1000 centesimi al mondo, penso, in questa season di, penso in questa season di, diciamo, della gilda. E quindi sì, volevo un attimino rimanere in questo range, e siamo oltre 10 milioni di punti. Quindi ragazzuoli, volevo un attimino che da parte di tutti ci fosse un attimino di impegno. Quindi comunque ne parleremo dopo, però questo è il mood. Un requisito e basta, cioè, per entrare, ed è veramente importante, più che altro per rimanere quel requisito. Intanto continuiamo con Goku, che ne busca così tanto che Freezer gliele dà proprio a manetta. Bellissimo, veramente. Però intanto, tra l'altro, non so se nei ticket, quei 10 ticket c'è l'SP garantita, perché nella batch con le storie c'è l'SP garantita se fai la multi. Con le ticket non ho visto, ma non penso, sono ticket, quindi non credo che ci sia l'SP garantita. Un po' stile Dokkan, no? Nei ticket non c'è il GSSR, quindi bisogna un attimino vedere. Ok, guardiamo un attimino. Goku va tranquillamente, proprio così, a random. Ne busca sempre la stessa animazione, neanche una singola oscurata, manco per sbaglio. Liz Blue perde 0 pod quasi, e perde un'altra volta. Perde un'altra volta. Grazie, non c'è niente. Altra hero del cazzo, grazie. Ti voglio un gran bene, ti voglio veramente un gran bene. Tra l'altro, piccola cosa, nella gilda non sono un unico youtuber, ma c'è anche Lion. Quindi ragazzi, mi raccomando, sarà una gilda più che altro tra me e lui. Doveva esserci anche Jimmy, T-Log, ma ha scelto un'altra gilda. Tranquillamente, non c'è problemi. Però, ci hai tradito. Vabbè, ovviamente tutto, ragazzi, sullo scherzo, assolutamente. Poi, andiamo a vedere Freezer ancora. Pareggio, perde extreme a random, schifezze a random. Mamma mia, ma io voglio le SP belle, quelle di questa faccia. Non mi dai un cazzo, che schifo. Comunque non penso ci sia le SP garantite nei ticket, ragazzuoli. Penso, non vorrei sbagliarmi, magari c'è. E a quel punto dico ok, meglio, però attualmente non penso ci sia. E comunque entriamo nella base e ci dovrebbe essere scritto sopra il tasto della multi, se c'è scritto SP garantite o no. Ok, altra
Iro del cavolo, bello Shaft, mamma mia che bello Shaft. Ah, e tra l'altro tutti quelli che sono all'interno della mia gilda attualmente, che magari non sono neanche a conoscenza, che ho un gruppo Telegram dedicato, mi scrivono in privato, ragazzi, perché ho un gruppo Telegram per l'appunto dedicato alla gilda. Quindi mi raccomando, siamo in 14, ancora tanti non sono entrati, e ditemi quali commenti, perché tutti quelli che fanno parte della gilda devono entrare in questo gruppo Telegram. Ragazzuoli, andiamo brevemente a vedere se la Bacce ha l'SP garantita. Non ce l'ha, a differenza di quella con le Stone, con le CC, ecco qua, infatti One SP Granted. Qua invece, ragazzi, non c'è, ma è scontato, ti ripeto. Prima multi di giornata nella Bacce Ticket. Ok, download c'è, ci sta, non ho fatto il download all, quindi ci sta, ragazzuoli. Potrebbe essere una qualsiasi cosa, nel mentre, tripod, con niente Vegeta, niente Trunks, ok. Classico scontro, chi vincerà? Pareggio, ok. Release bluissimo, niente superziale. Questa è la classica multifulito. Già me lo sento, ma non mi aspetto niente da questi ticket, davvero niente, nel senso, ormai lo so che i ticket è difficile scurare, un po' come i ticket su Docker. Oh! Avevo già notato, attenzione. Mamma mia! Mamma mia! Ma sei serio? C18 che non lo giocherò. Oh, altro fake out! Si nota troppo quando c'è il fake out, ragazzi. Basta! Mi dai Gogeta! Me ne vuoi dare un Gogeta? Come non potrei giocarlo, no? Per divertirmi un Gogeta, no? Due SP, due fake out, due merde! Mamma mia, ragazzi, mamma mia, che schifo! Vabbè, non mi lamento, almeno sono SP, almeno sono SP, ragazzi, almeno quello. Alto download, speriamo almeno un Umbrone o un Gogeta, che sono gli unici due che mi interessano. E si è fatto prima, nessun pod nel cielo, si è fatto, abbiamo fatto prima, nessun pod nel cielo. Bellissimo, bellissimo. Ok, release completamente blu, questa, ragazzi, è davvero la full hero, questa è full hero, non rispondo, questa è full hero, full hero, hero a bestia. Questo è veramente full hero. Se c'è un fake out, veramente l'ira dal cielo. Cioè, veramente l'ira dal cielo, ragazzi. Ok, Cell. Guardiamo. Chaozu, ancora. Extreme no fake out. Si nota un bot, one fake out. Ok, non è fake out. Cell Junior, dai, dammi un SP, cavolo, non ti credo tanto, niente fake out, finisce la multi, e grazie Legends, grazie, ti voglio un grande bene. E questi sono stati i miei ticket, Majin Buu, o meglio dire Super Buu e C18. Che belli i ticket, sono proprio bellissimi. Adesso voglio però sapere voi cosa avete trovato nei ticket, perché è veramente brutto, è veramente brutto. Tra l'altro, per chi non lo sapesse, piccola parentesi per Dokkan, la celebrazione, compresa la faccia di Goku Blue Kaioken per il Global, inizierà il 9. C'era la voce che iniziava nel 7, ma no, inizia il 9, ragazzi, tranquilli. Comunque, allora, ora, per finire il mood, vi voglio fare l'ultima multi, ragazzi, sono diventato ossessivo di questa faccia, perché voglio che Vegeta. Rosia addirittura se lo puro va a 7 stelle, quindi lo voglio. Voglio Vegeta in primis. Bello, bello. Grazie. Superziale ma senza pod. Questo è un extreme e basta. Questo è un extreme e basta. Pareggio. Chi realizzi mi dai il più blu dei blu? Vabbè, almeno rosso. Almeno quello. Dammi almeno un SP. Cioè, no, Che animation. Dammi Vegeta. Girati indietro. Ah! Bruttissima questa multi. Bruttissima. Io l'ho voluta fare perché ho mandato le CC, un po' come Dokkan. Quando hai una multi, che fai? Nella fa la multi? Certo che la fa la multi. Giacomo! Fake out! Questo l'ho visto, questo è un fake out bello, questo. Non è un fake out bello. Mai una gioia su questo gioco, mai una cavolo di gioia. Mai una gioia. Altro fake out! Attenzione! Queste sono le multi. Basta! Quante stelle vai? 70! 7 stelle sopra quelle rosse, quanto cavolo vai? 7 stelle! Scandaloso! Mamma mia, regà! Cioè, veramente, non so che dire, cioè, è scandalosa sta roba! Scandalosa! Allora, ragazzo, è arrivato il momento nella gilda, e per appunto dirvi un attimino quello che è il requisito per entrare. Alla fin fine non c'è nessun requisito per entrare, tranquilli, stanotte eravamo sotto 900, ma è normale quando c'è la nottata e non giochi, scendi sempre, perché il mondo gioca e dormi, quindi è normale. Quindi, ragazzuoli, questa è la mia gilda, Trident. Unica cosa che non mi fa modificare per l'appunto il nome. Non mi fa, no, il nome, perdonatemi, non mi fa modificare la
appunto la descrizione della gilda, quindi un attimino, cosa brutta, perché ti mi dici sempre errori, qualsiasi mi dice errore, quindi è brutto come cosa, è una cosa un po' particolare questa. In ogni caso, ragazzi, qual è il requisito per entrare? Semplicemente non c'è nessun requisito per entrare, tutti possono entrare. Unica cosa che chiedo è di fare almeno 500.000 punti settimanali. Ora, non sappiamo, ragazzi, se al termine, per l'appunto, della season che dovrebbe terminare, c'è scritto qua, ragazzuoli, il 12, esatto, no, il 10 terminerà, quindi non è neanche una settimana. Però vorrei, ecco, che alla fin fine, a fine di ogni season, siano fatti almeno 500.000 punti, in modo tale da essere comunque sempre in top 3 o addirittura top 2, e questo comunque ci garantisce a tutti un attimino un miglior punteggio, un miglior punteggio e migliori premi, ecco. Quindi questo è un attimino il requisito fondamentale. Come vedete, sono a 218.000, tantissimi si stanno impegnando a stecca, ragazzi, addirittura gente a 800.000, e non capisco neanche come cavolo fa, ma va benissimo così. Quindi questi ragazzi hanno già superato, per dire, questo ragazzo è stato un giorno fa e ha fatto 700.000 in un giorno, non capisco come ha fatto, ma GG a bestia, nel senso, GG a bestia, lo stesso gli altri, cioè tutti grandiosi, ragazzi. L'unica cosa è che io, dopo uno, anche due giorni, che magari un player è entrato e lo ritroverò a zero, ragazzi, mi dispiace, ma lo mando fuori, perché comunque almeno quei 60.000 al giorno bisogna fare. Cioè io ieri tranquillamente ne ho fatti più di 100.000 e non ci ho giocato tantissimo, anche perché lo sapete, tra lavoro di YouTube e qua e di là ci gioco pochissimo a Legends of Cam. Quindi ne ho fatti più di 100.000 e vi posso dire che comunque in due orette tra Adventure e queste cose qua le fai tranquillamente 200.000 punti. PvP, training, soul boost, queste cose qui, fai punti a stecca. E ovviamente conterò semplicemente l'overall points, non conterò il resto, conterò i punti totali. Quindi, ragazzuoli, questo è l'unico requisito per entrare nella mia gilda, la Trident, che vi ricordo non è la mia sola gilda, ma è la gilda tra me e Lion. Doveva esserci anche Jimmy, ovviamente, ma ha scelto un'altra gilda. Quindi sì, è la gilda mia e di Lion. E quindi, ragazzuoli, questa è la mia gilda, Trident. Vi faccio vedere brevemente anche, per appunto, il codice, ragazzi, ve lo lascerò qua nei commenti, il codice per entrare come commento pinnato, in modo tale che comunque lo sapete, io anche oggi caccerò gente, perché non voglio avere player che non giocano, che fanno 10.000 punti al giorno, perché non è conveniente per la gilda stessa. Quindi lì magari potete entrare, ma entrate, ragazzi, semplicemente se avete veramente intenzione di giocare e di andare a stecca con i punti. Che questa è la cosa che più mi preme in assoluto. Ragazzuoli, detto questo, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, da me e la mia gilda Trident, che ancora non mi fa modificare qui la descrizione, ma porca, è tutto. Grazie davvero ancora una volta, recuperate tutti i video precedenti a questo, qua sopra nelle schede. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, accendendo anche la campanellina per non perdere nessun altro video. Tutti i link utili qua sotto in descrizione, in primis Twitch, Instagram. E mi raccomando, tutti quelli che sono all'interno della gilda hanno il diritto di entrare in un gruppo dedicato su Telegram. Mi raccomando, contattatemi in privato, ragazzi, che vi ci vado io tranquillamente. Gruppo Telegram di LV, se ti tocca anche di Legends. Hai detto questo, e let's go boys! E ciao a tutti!